Veniamo a questa ultima sessione che è intitolata Società e cultura nella transizione. Usciamo dal politico generale e invece scendiamo in alcuni aspetti più specifici, ovviamente potevano essercene altri, però credo che lungi dall'essere, come potrebbe per certi aspetti apparire, un po' un completamento del discorso di ieri, io credo che viceversa oggi potrebbe essere invece il momento in cui discutiamo di più e più da vicino forse del 45, né come transizione né come chiusura di un periodo più lungo, come entrambi, ma forse anche come momento in sé, quindi momento di termine di una vicenda e di snodo rispetto alla prospettazione di un futuro, e lo faremo appunto in, guardando aspetti diversi. Abbiamo suddiviso la sessione in due parti, così ci riposiamo nel coffee break. I primi tre relatori sono Giuseppe Berta dell'Università Bocconi di Milano. La sua relazione è dedicata alle vicende economiche, in particolare il titolo recita Il tessuto economico della ricostruzione, assetti ed equilibri di potere, e qui il 45 mi sembra evidente. Irene Piazzone dell'Università degli Studi di Milano, la cosiddetta statale, Città del Sole e le altre, collane e scritti politici tra 43 e 46, io li presento insieme perché lei cogliere ciò che accomuna queste relazioni. Siamo evidentemente nel campo delle politiche culturali, il caso dell'editoria è più vicino, uno dei campi di interesse di Irene Piazzoni, ma credo che molto facilmente poi si deborderà intorno al ruolo degli intellettuali, che qui come in altre città, io vengo da Firenze quindi non mi riesce a trattenermi, furono tra i protagonisti di questi tornanti. Filippo Focardi dell'Università di Padova, Le diverse memorie del 45, Italia e Europa, caso italiano nel contesto europeo, e qui il titolo è di per sé eloquente e peraltro anche molto attuale rispetto alla storiografia internazionale e anche al dibattito politico in sede europea, ma ce lo dirà Filippo. Marco Cuzzi, sempre dell'Università degli Studi di Milano, la sconfitta, i due relatori della seconda sessione sono seduti più comodamente in prima fila, la sconfitta dell'altra Europa, i diversi destini dei collaborazionisti, e anche qui l'anno di cerniera è evidente. Infine Giorgio Vecchio dell'Università di Parma, la Shoah italiana, ritorni, comprensioni e rimozioni, e anche questo è dentro quell'anno pieno e per certi versi in delicato equilibrio, che io credo sia il 45, che sia motivatamente stato messo al centro delle nostre riflessioni.